Ciao a tutti ragazzi, sono Fabrizio Salvati della Speedy Brain, il vostro consulente e-commerce Amazon, il vostro servizio. Allora, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e soprattutto cliccate sulla campanellina, non siate pigri, cliccateci sopra per essere aggiornati su tutti i video gratuiti che usciranno prossimamente. Ragazzi, do dei contenuti gratuiti incredibili, quindi vi consiglio di cliccare sulla campanellina veramente perché i contenuti che do non si trovano anche nei corsi a pagamento. Allora, domanda per quanto riguarda le strategie 2022, ma proprio il business model 2022, ma quanto si guadagna veramente? Perché ragazzi, io ne vedo di cotte e di crude, gente che vi fa vedere guadagni mensili stratosferici, cose veramente incredibili che ci possono pure stare, ma sono veramente delle eccezioni, ragazzi. Adesso vi voglio parlare invece di quello che è normale per questo business, cioè cos'è normale, quant'è un fatturato normale. E quale gross margin mi devo aspettare da un prodotto? Allora, io per gross margin intendo, ragazzi, solamente il prezzo di vendita meno praticamente i costi di acquisto del prodotto più il trasporto più eventuali dazi doganali e quant'altro. Quindi solamente i costi. Diciamo che in contabilità analitica definiamo costi industriali, definiamoli così. Noi in realtà non produciamo, però quando acquistiamo il prodotto ci dobbiamo mettere il costo del prodotto, le spese di spedizione, eventuali dazi e quant'altro, ok? Quindi qual è un gross margine normale? Quindi definito come gross margine quello che vi ho appena detto. Non ci metto dentro, ragazzi, le PPC che potrebbero anche essere considerati costi in realtà diretti, ma un po' una forzatura. E ovviamente non ci metto dentro tutti i costi indiretti, cioè quelli che non sono direttamente imputabili. Quello è un altro discorso e ora vi spiego anche il perché. Perché il costo diretto è quello che è direttamente imputabile al prodotto, alla produzione del prodotto, all'acquisto del prodotto. I costi indiretti, ragazzi, non è giusto metterli dentro, diciamo, il lì, diciamo nella top line, perché? Perché i costi indiretti pesano di meno man mano che noi aumentiamo il numero dei prodotti, perché vengono spalmati non su un prodotto, ma su tutti i prodotti che andiamo a vendere. Quindi è normale che i costi indiretti, vi faccio un esempio, il canone Amazon, il commercialista, l'INPS che paghiamo, se lo paghiamo, e tante altre cose. Quelli sono considerati costi indiretti, però che vengono spalmati sul numero dei prodotti che vendiamo, quindi non li possiamo mettere nel singolo prodotto, quindi tendono a diminuire man mano che implementiamo nuove linee di prodotto. Quindi da questa prima cosa io vi posso dire che un margine normale, considerando quello che vi ho detto, non deve essere per ottimizzare il tutto inferiore al 25%, ok? Meglio se intorno al 30%, però è ovvio che noi dobbiamo pure valutare i volumi, ok? Se io di quel prodotto ne vendo a tonnellate, io posso pure accettare un margine del 15%, ok? Quindi una cosa è che io su quel prodotto faccio 30.000 euro al mese, allora posso accettare un 15% perché il 15% di 30.000 sono 4.500 euro lorde, ok? Una cosa quando ci faccio 2.000 euro, quindi dobbiamo saper distinguere. Il discorso è che quando io ho un prodotto da 30.000 euro al mese, devo anche potermelo permettere. Se andate a vedere i video che vi ho fatto in precedenza, più la nicchia ha alti volumi, ok, e più dovete fare un investimento e più soldi dovete avere. Vi ho sempre fatto l'esempio, che ne so, dell'auricolare Bluetooth. Per stare dentro quella nicchia bisogna essere pronti anche a spendere 20, 30, 40 mila euro solo per rifornirsi dell'auricolare Bluetooth, se arriviamo nelle prime righe, perché quella è una keyword che ha 200-300 mila ricerche mensili e normalmente se ne vendono a paccate, ok? Cioè, se andiamo a prendere l'auricolare Bluetooth, ragazzi, adesso vi faccio vedere la schermata. Allora, questo è un altro esempio, però se io vado qua, auricolare Bluetooth, auricolare Bluetooth, auricolari Bluetooth, ok?
Questa è una super keyword perché c'ha dei volumi mostruosi. Vi ho già fatto vedere che per star dietro a questi volumi dobbiamo fare un investimento enorme, perché come vedete questi innanzitutto si possono comprare solo in Cina, ma guardate quanti pezzi si vendono al mese. Ragazzi, sì, tra i 5.000, i 2.000, 1.000, cioè qui come minimo dobbiamo rifornirci almeno, se ci mettiamo nella fascia un po' più bassa, di 300-400, 500 auricolari al mese. Quindi, dato che per la Cina mediamente, poi dipende dal prodotto, ci riforniamo in 3-4 mesi, se io devo vendere 500 auricolari al mese, devo prendere un ordine di 1.500-2.000. Se l'auricolare lo pago $10, 1.500-2.000 significa spendo 15.000-20.000 euro, 20.000 dollari, più i dazi, più il trasporto e tutto il resto. Quindi in questa nicchia ovviamente io posso pure accontentarmi anche di un 15% di margine, perché se sono, che ne so, questo qua che fa 50.000 euro al mese, ho un 15% di margine, capite che il 15% su 50.000 sono 5.500 euro al mese, ok? Se invece sto in nicchie più piccole, per esempio, ecco, stavo vedendo questa qua, la ginocchiera ortopedica, che comunque è una buona nicchia perché è da 200.000, però se prendiamo, che ne so, il kit, adesso, ragazzi, non sono prodotti, ecco, li prendo così, ma prendeteli per quello che sono, non c'è analisi come al solito, li prendo solo per fare degli esempi. Però questa è una nicchia da 50.000, ecco, su questa qua ovviamente non ha senso avere una diciamo un 10% di margine, un 15%, perché qui, come vedete, a parte il primo che è un'eccezione, qui la media, eccolo qua, una volta che voi avete ripulito tutto, avete lasciato solo il vostro prodotto, se la media delle revenue è 1.200 euro, io mi aspetto che qui vendiate 1.200 euro al mese, quindi dovete avere almeno il 25-30%, ok? Sulla ginocchiera ortopedica, vedete, l'average è 5.500, quindi qui magari può pure andare bene un 20%. Diciamo che voi mediamente dovete riuscire a portare un gross margin che vi permette poi di finanziare anche le altre attività. Quindi più è basso il revenue che voi raggiungerete, e più logicamente deve aumentare un po' il margine, se no non ha senso stare in questa nicchia. Quindi, detto questo, ragazzi, cioè il calcolo è molto semplice, cioè ecco qui io vi faccio vedere uno scenario medio, no? Cioè ecco, anche questo qua va bene, cioè se le prospettive del mio prodotto sono di arrivare man mano a un massimo di 4.900 euro, e se su questo ho un, mettiamo un 25% di margine, significa che io a fine anno mi porto via 9.618, vabbè, questo è il primo anno, ragazzi, facciamo finta che tutto l'anno è 4.964, quindi scusate, 310 pezzi, facciamo che io venda a regime 310 pezzi l'anno, quindi aspettate un attimo, lo incolliamo, facciamo queste cose in real time così vi rendete proprio conto, no scusate, questo qui sto dicendo una cavolata, dobbiamo mettere, ecco, il 35%, ok, CTRL C, 35% dappertutto. Ecco, se io faccio con questo prodotto tra i 3.000 e i 4.900, qui ovviamente in realtà dobbiamo cambiare pure qui perché abbiamo un gross margin, avevamo calcolato del 33%, io mi metto in tasca in realtà 51.812 per il 33%, ok? Quindi 17.098. Ragazzi, 17.098 sono diviso 12, ecco qui, sono 1.400 euro di margine. È logico che noi dobbiamo andare a incrementare poi questa linea di prodotti. Questo è ottimo, va bene, ma noi dobbiamo assolutamente incrementare questo valore. Qui, ragazzi, dobbiamo andare a modificare pure il prezzo, però ecco, mettiamo 16, ecco, 1.600, che adesso ha più senso, forse, ecco qui, 19.658, potrebbe avere pure un senso 19.658 diviso 12, è un ottimo risultato, però 1.600 euro di margine, ragazzi, capite che questo prodotto non vi fa in questo scenario campare.
Quindi qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di andare praticamente a incrementare il numero dei prodotti, potendomelo permettere, ok? Quindi quando è che veramente noi raggiungiamo un valore tale da poterci ritenere soddisfatto? Quando noi praticamente abbiamo 5 prodotti da 4.900, ma anche da meno, quindi più questo per 5 prodotti che mi sviluppano un margine di questo per 5, ok? Ecco, allora qui 5 prodotti che mi fanno 4.900, che comunque è un valore già molto alto, ragazzi, molto alto. La normalità, secondo me, può essere tra i 1.000 e i 3.000 euro, ok? Già questo sarebbe un ottimo prodotto, soprattutto con questo margine del 33, ok? Però facciamo finta che ci riusciamo. Qui, ragazzi, dobbiamo riuscire a superare minimo i 5.000 euro di gross margin, ok? Totale. Quindi qui ne faremo addirittura con 5 prodotti così 8.190, però di questi prodotti magari ce ne basterebbero 3 per fare i nostri 5.000 euro di margine lordo, perché già questi sono più che sufficienti poi per coprire le varie PPC e andare a coprire i costi indiretti, ok? Quindi, tornando a bomba, ragazzi, quanto si può guadagnare nel 2022? In realtà, ragazzi, non ci sono limiti, noi possiamo guadagnare infinito, dipende solo da quanto noi possiamo investire in questo business model. Ok, più prodotti sviluppiamo, più guadagniamo. Ripeto, l'obiettivo minimo è quello di avere almeno 5.000 euro di gross margin, che mi sembra la cifra minima per poter andare a sviluppare un gross margin tale da finanziare le PPC, i costi indiretti e lasciarci un minimo di utile, no? Però poi dopo la verità è che dobbiamo continuare a crescere, ok? Continuare a investire. E allora, quindi il limite è il cielo, come dicono gli americani. A quel punto possiamo pure accontentarci di un portafoglio prodotti dove ci sono quelli che magari hanno più volume e marginano di meno, quelli che hanno meno volume e marginano di più, perché ricordatevi che comunque il margine è Dio, ok? Cioè, io quando lavoravo nelle multinazionali venivano da me alcuni venditori, ma io ho fatturato 100.000 euro questo mese. Sì, ma qual è il tuo costo del venduto? Qual è il tuo gross margin? Il mio gross margin è del 2%, dell'1%, quindi su 100.000 euro tu hai guadagnato 1.000 euro, mentre un venditore che mi fatturava 10.000 euro, un gross margin del 40%, aveva guadagnato 4.000 euro su quei 10.000. Quindi conta più fatturare 100.000 con l'1% o 10.000 col 40%? 10.000 col 40% guadagni 4 volte di più. Quindi il margine è Dio, ragazzi, ricordatevi queste parole. Quindi no, dovete lasciar perdere chi vi dice che sì, la normalità 15.000, 20.000, 70.000 euro al mese, quella non è la normalità. La normalità è fatturare tra i 1.000, guarda, io mi accontenterei tra i 1.000 e i 3.000, poi ci sta che fatturi 4.000, 5.000 prodotto, sempre più difficile, può arrivare a 10.000, sempre più difficile, può arrivare a 20.000, ma la normalità, ragazzi, è tra 1.000 e 3.000, margine 30%. Poi, ripeto, più c'è volume, più va bene anche vendere a margini più bassi, ok? Perché lavoriamo sul volume. Questa è la realtà, questo è lo stato di fatto, quindi si possono guadagnare un sacco di soldi, si possono continuare a guadagnare, ma dovete fare le cose in maniera super professionale, quindi io qui vi lascio i miei link per contattarvi, ragazzi, perché questo è un percorso che dobbiamo fare insieme. Dovete prendere il mio corso più una certe ore di coaching, io vi faccio un pacchetto completo, corso più coaching, perché vi voglio seguire dalla A alla Z, bisogna fare la giusta analisi di mercato, bisogna stabilire il prezzo giusto, bisogna saper ottimizzare il prodotto, bisogna saperlo lanciarlo e poi bisogna saperlo gestire dopo il lancio e poi bisogna ricominciare, ragazzi. Quindi è un percorso che dobbiamo fare insieme dalla A alla Z. Quindi, ragazzi, contattatevi, info@speedybrain.it. Bisogna saper ottimizzare le PPC, insomma, bisogna saper fare un casino di cose, ragazzi. Non ci si può improvvisare da soli, non si possono fare le cose senza alcuna esperienza, perché poi il costo dell'inesperienza è di gran lunga maggiore a tutte le consulenze che io vi farò pagare o al corso che voi prenderete. Quindi, ragazzi, contattatemi, faccio un percorso ad hoc, mi scrivete.
mi dite gli obiettivi che vogliamo raggiungere, al limite ci sentiamo pure al cellulare, stabiliamo un percorso, io vi do il corso più le coaching call, vi faccio un prezzo omnicomprensivo e iniziamo veramente a guadagnare alla grande nel 2022, ma dovete impostare le cose per bene. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete mi piace, soprattutto fate lo sforzo di cliccare sulla campanellina. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Power, ragazzi, al prossimo.